Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad affrontare la palestra di Mistralopoli con il capopalestra Silvestro che usa Pokémon di tipo ghiaccio. E dopodiché andremo anche ad affrontare e catturare due Pokémon leggendari di Unima che sicuramente avrete letto nel titolo. Uno di questi è Zekrom, è giunto il momento di andarlo a prendere, quel dannato Zekrom, e l'altro lo potremo trovare a breve qui in giro. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso video abbiamo parlato a questa ragazza che ci ha dato una black belt, quindi se volete farlo, fatelo, parlatene. E vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi del capopalestra di Mistralopoli, di Silvestro, di Kyurem e di Zekrom, tutto quanto. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, ovviamente, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Pokémon che potrebbero essere interessati ad un video, anzi ad un videogioco di questo tipo. Allora, nella scorsa parte avevamo anche già parlato a questo tizio che in realtà era un allenatore, ci ha sfidati e l'abbiamo sdrumato, come è giusto che sia. Allora, qui nella Port Sanghera non ci dovrebbe essere niente, o meglio, tecnicamente mi sembra ci sia uno strumento nascosto, ma non, sinceramente non saprei dirvi dov'è, quindi se volete darvi da fare a cercarlo, avrete tutta la mia stima e grandi voi. Però io adesso vado qui a prendere questo PP Up, ecco fatto. Esploriamo un po' questa Mistralopoli. Non eravamo entrati in questa casetta, quindi facciamolo. Entriamoci. Salve. Every time I step outside, there is water. I can never get away from it. If only I had more money. Peccato, questa poverina non ha i soldi per comprare casa più in alto. E quindi ogni volta che esce di casa si bagna i piedi perché c'è sempre l'acqua. Storie davvero strappalacrime. Qui non c'è niente. Non c'è nessuno strumento. Peccato. Proseguiamo. Andiamo a vedere qui. Sky glittering with flowers of snow. Cos'è questo? Salve. The rainwater here washes down to the bottom. I'm glad that I could afford to live above the hill. Ma questa è una città classista. Cioè, quelli che non hanno soldi, poverini, stanno sotto dove vengono inondati. Tra l'altro, una scena che mi ricorda anche una scena di Parasite. Bellissimo film Parasite. E bellissima anche quella scena dell'inondazione. Cioè, inondazione più o meno dell'allagamento, ecco, mettiamola così. Bryson, ovvero Silvestro, era una star in molti film. Hai mai visto Enter the Bearctic? Ma che cacchio di film è Enter the Bearctic, scusami? Pokémon Fan Club, entriamo. Entriamo nel Pokémon Fan Club. Sapete che ogni volta, in ogni Pokémon Fan Club c'è il tizio che vuole parlare del suo Pokémon. Noi gli diciamo di sì, che vogliamo sentire tutto del suo bellissimo, incredibile, intelligentissimo Breviary. E poi ci portiamo la ricompensa. Quindi grazie e addio. Tra l'altro qui ci sono Crocodile e Livanni. Va bene. Allora, questa è una caverna con dentro Kyurem, giusto? Ecco, lui lo prenderemo più avanti. Tra l'altro lo spread ad altissima definizione rispetto a tutto il resto. Ok, con te abbiamo già parlato. Andiamo in questa casetta. Salve. Ci danno una Rage Candy Bar. Wow, grazie. Questo lavorava per il Team Rocket, ci dice. I doubt you ever heard of them. Dubito che tu abbia mai sentito parlare di loro. Sono felice di esserne fuori. Il capo voleva sempre di più. Attenzione, questa città davvero, storie incredibili. Qua mi sa che si esce. Sì, si va nel percorso 8, ma ci andremo più avanti, ovviamente. Prima devo andare nella palestra a sfidare Silvestro, la maschera di ghiaccio. Oddio, palestra con il puzzle di ghiaccio. Bryson è un puro utilizzatore dei Pokémon di tipo ghiaccio. Andiamo a sfidare Miriam, che usa Cryogonal. Guarda quanto sei brutto, Cryogonal. Vergognati. Andiamo di Hit Crash. Ovviamente il mattatore di questa palestra sarà Finite. Senza nemmeno che ve lo dica. Toccherà a lui sfidare tutti gli allenatori. Ok, la prima andata. Poi possiamo andare da lui. Salve. Andrew, che manda in campo Kubchu. No, poverino il Kubchu, verrà disintegrato da un Hit Crush. E così portiamo Pinit al livello 41. Brrr, brrr alla faccia. Alla faccia del brrr. Allora, vorrei andare a sfidare quello lì però. È possibile? It's possible? Sfidiamo anche lei allora.
di riuscire a sfidare tutti gli allenatori prima di andare da Silvestrone nazionale. Credo che Kubcho muoia anche con una breccia in realtà, vediamo. Sì, perfetto. Poi Vanillish, lasciamo finite. E andiamo di breccia. Non hanno molta difesa questi Pokémon, eh? Perfetto. Andiamo poi qui. E andiamo così a sfidare lui. Grant, che manda in campo Kubcho. Andiamo di Brick Break. Poi Cryogonal, va bene. Credo che anche Cryogonal non abbia molta difesa, no? Brick Break, infatti, va giù davvero che è una bellezza. Tutti questi Pokémon vanno giù che è una bellezza. Brick Break. Perfetto, Pignita a livello 42, stavo per dire 52, non si sa bene per quale motivo ignoto e astruso. Allora, andiamo più avanti ora. Possiamo andare qui e sfidare lei. Chandra, che manda in campo Vanillish. Andiamo di Brick Break. Poi, altro Vanillish, niente. Dobbiamo però fare una bella granita qui, eh? Con tutti i resti di Vanillish frantumati dalla mia breccia. Ok, e sfidiamo anche questo allenatore. Thomas. Disintegriamo immediatamente il Vanillish di Thomas. Guarda qua come va giù. A proposito di Thomas, c'è un personaggio che si chiama Thomas in Pentiment, un videogioco che ho portato e credo recentemente finito sul canale. Dategli un'occhiata a quel gioco perché è bellissimo, specialmente se siete degli amanti di Cluedo o di storie in cui bisogna scoprire chi è l'assassino, quello è un videogioco che vi piacerà un casino. Ci scommetto quello che volete. Poi potete commentarmi in caso e dirmi no, non è vero, non mi è piaciuto, però fidatevi, dategli un'opportunità, perché merita. Merita tantissimo. Pentiment, ve lo ripeto, sul mio canale trovate tutto il gameplay completo. Allora, tocca a Silvestro ora. Benvenuto nella mia palestra. Ho passato tantissimi anni a performing and honing my skills, a affinare le mie abilità. Vuoi un assaggio? Ma certo, caro Silvestro. Allora, andremo con Pignite, con Crocodile, e come terzo mi sa che a questo punto mi porto Oshawott. Perché ovviamente Livanni verrebbe one-shottato, così come forse Unfezant. Oshawott potrebbe magari riservare qualche sorpresa, ma il grosso dovrà farlo ovviamente Pignite. E al massimo Crocodile. Se si arriva ad Oshawott probabilmente abbiamo già perso. Ecco Vanillish. Andiamo di breccia. E il primo è andato. Pignite a livello 43, Beartic. Beartic sarà un bel problema. Allora, proverei ad andare di Flamethrower, perché per me lui ha molta difesa, ma non tanta difesa speciale. Infatti gli ho fatto malissimo. Icicle Cash non mi ha fatto nulla. E addio Beartic. Molto bello comunque come Pokémon. Ed infine Cryogonal, oddio. Il mostro. Via, distruggilo. Hit Crashalo. Non lo voglio mai più vedere quel Pokémon. Attenzione, osa resistere. Osa resistere, Cryogonal. Breccia, via, via, via. Perfetto, abbiamo battuto Silvestro. È stato veloce, questa volta non abbiamo perso. Every good thing must come to end. Ogni bella cosa deve finire. Mi spiace. E ogni Pignite non si deve evolvere. Ti sei guadagnato la medaglia Staratite. In italiano la Freeze Badge è la medaglia Staratite. E anche questa MT. Frost Breath. It will always score a critical hit. Farà sempre un colpo critico, Frost Breath. A questo punto possiamo ritornare giù. Ecco fatto. E uscire dalla palestra. Questa è stata veloce ed indolore come palestra. Quindi possiamo andare a curarci Pokémon. Eccoci qui.
Ed ora però ci restano due belle cose da fare, eh? Due cose molto importanti. Andare a catturare due bei leggendari. Andiamo avanti, Pikachu. Ma Pikachu non tiene più uno strumento? Dove è finito lo strumento che teneva Pikachu? Ma? Perché a Pikachu è stato tolto lo strumento? What? Beh, diamogli le magnete. Ecco, via. Tieni, Pikachu. Allora, qui dentro c'è Kyurem. Iniziamo da Kyurem. Ovviamente salviamo davanti a lui. Eccoci qui. Pronti? Vamos. Eccolo qua, Kyurem. Allora, devo ammettere che esteticamente è uno dei leggendari che mi piace di meno in assoluto. L'ho sempre trovato brutto, non ho mai ben capito quale sia il suo design, quale sia la sua ispirazione, perché dovrebbe essere così. Mi sembra un Pokémon rotto, mi sembra un Pokémon davvero strano. Però d'altronde è Kyurem, ce lo teniamo così. Intanto lo paralizziamo. L'ucciso Dragon Pulse ha fatto malissimo, andiamo di Brick Break, super efficace, così impara. Ok, Pikachu è già quasi morto. Allora, un'altra Brick Break. Tecnicamente credo che non lo ammazzi. Però sta tutto. Bisogna vedere se abbiamo fatto un roll alto o un roll basso in questo caso. Ci proviamo, andiamo di Brick Break perché potremmo mandarlo a vita rossa e poi da lì essere stragevolati nella cattura. Proviamo. No, l'abbiamo ucciso, peccato. Allora niente. Resetto il salvataggio e ci rivediamo qui, davanti a Kyurem. Riandiamo di nuovo contro Kyurem. La prima volta siamo stati un po' troppo rudi. Abbiamo rotto il ghiaccio che era un po' troppo sottile. Quindi andiamo di nuovo con Pikachu e con Nuzzle. Prima cosa importantissima, paralizzarlo. Lui poi usa Drago Pulsar, va bene, noi andiamo di Brick Break. Vedete che era un roll alto allora? Vedete che era un roll alto quello prima e non avevo sbagliato i calcoli? Erano stati due roll alti di fila. Siamo stati semplicemente sfortunati. Mandiamo Crocodile. Ecco, diminuisce un po' l'attacco. E poi andiamo di Brick Break. Buono, paralizzato, altra Brick Break. Perfetto, un HP. Meglio di così non può andare. Ora, Kyurem è pesante, ok? Quindi sapete benissimo che ball dovremmo usare. Proprio queste, le Heavy Ball. Vediamo un po' quanto ci mettiamo a catturare Kyurem. Ho paura che sarà una lotta ardua. Anche perché è a livello 50. È di livello altissimo. Per essere a questo punto del gioco. E nelle Heavy Ball non sembra nemmeno starci per mezzo secondo. A vita rossa, un HP è paralizzato. Guarda, non gli frega proprio niente. Altra Heavy Ball. E si gode, e si gode. Abbiamo preso Kyurem, che è importante da prendere. Non ci ha fatto nemmeno fare un livello. Va bene. Boundary Pokémon. Drago Ghiaccio. Genera dell'energia potente e congelante dentro di sé. Ma il suo corpo è diventato congelato quando appunto quell'energia è uscita. Ha avuto una perdita della sua stessa energia e si è congelato. Quanto può essere sfigato questo Pokémon. Allora, andiamo a. Voi ditemi cosa ne pensate di Kyurem, per carità, mica dovete concordare per forza con me. A me non piace come Pokémon, ma se a voi piace, non c'è alcun problema. Andiamo a curarci i Pokémon. Eccoci qui. Poi andiamo a dare un'occhiata al nostro bel Kyurem che abbiamo preso. E devo salvare anche, assolutamente. Perché la corrente che salta, per un qualsiasi motivo, è sempre dietro l'angolo. Allora. Ha Drago Pulsar, Gelo Raggio, Hyper Voice e. Cos'è? Cheggia Voce, Hyper Voice. E Scary Face. Niente male come mosse, tra l'altro, niente male davvero. Contando che ha 143 di attacco speciale. Direi. Niente male davvero. Bello Kyurem. 646, andiamo a metterlo al suo posto. 646, quindi. 36, 42, 48, 46 qua. Vicino all'Andorus. E
e iniziamo ad avere anche i nostri bei leggendari di quinta gen. Tra poco ne avremo un altro, sempre se riusciamo a catturarlo. Quindi, tiriamo un bel salvino qui. Ecco, fatto per sicurezza. E poi ce ne vogliamo. Vi ricordate dov'è, no? In Zekrom. Vi ricordate che è proprio all'inizio della regione, quindi qui sotto, Nuvema Town. Eccolo qua il nostro Zekrom. Save. Allora, la paralisi non penso funzioni su lui perché se non sbaglio è tipo elettro. Però vediamo. Eccolo, esteticamente molto più figo Zekrom di Kyurem, ma parecchio. Anche Reshiram lo preferisco di gran lunga. Ma vediamo se funziona Nuzzle come paralisi. No, ovviamente non paralizza. Non potrà mai essere paralizzato Zekrom. Però lo possiamo indebolire. Ecco, anche lui tenta di paralizzarci, ma non ce la fa. Andiamo poi di Nuzzle, facciamogli dei piccoli colpetti per non mandarlo troppo giù di vita. Piano piano, lo si colpisce appena appena. Altra Nuzzle e poi ci fermiamo. Ecco fatto. Ok, bag. E andiamo con le Pokéball. Allora, tecnicamente Zekrom mi sembra che sia veloce, quindi forse le Fast Ball dovrebbero andare bene. Oppure addirittura le Heavy Ball. Non dovrebbe essere male. Dov'è? Eccole qua. Proviamo con una Heavy Ball. Dovrebbe essere bello pesante comunque Zekrom. Niente, esce subito. Non gliene frega proprio un gaso a Zekrom delle Heavy Ball. Tagliamogli un'altra. Beh, che dire. Seconda Pokéball non è male. Al secondo tentativo. Drago Elettro. Concealing itself in lightning clouds, it flies throughout the Unova region. It creates electricity in its tail. Vola tra le nuvole, nascosto tra le nuvole, attraverso la regione di Unima. E crea energia dalla coda. Anche Pikachu. Pikachu crea energia dalle guance, però. Eppure non è un leggendario. Com'è questa cosa? Eh? Cos'è questa differenza? Queste preferenze? Allora, a questo punto torniamo. Cioè, guardate, la regione tra l'altro di Unima. Ma che è? Cioè, non dico che l'abbiamo quasi finita, ma tecnicamente l'altro leggendario Virizion l'abbiamo anche già trovato, pure Terrakion. Mancherebbe solo Cobalion, mi sa, dei tre spadaccini. Del trio di spadaccini. E poi a livello di leggendari sì, mancano ancora Reshiram, quello è vero? E poi credo basta. C'è qualche, sicuramente qualche. Vabbè, Victini, ok. C'è qualche misterioso che mi sfugge in questo momento. Perché è dalla quinta gen che poi ho iniziato. Forse Keldeo è anche un Pokémon di quinta gen. E dalla quinta gen che poi ho iniziato a perdere contro i leggendari perché erano davvero troppi e tutti senza. Alcuni senza senso. Allora, Thunderfang. Lacerazione. Sgranocchio e Zenedbat. Niente male anche a livello di mosse. 81 di attacco, beh, giustamente a livello 25, quindi non possiamo aspettarci che sia forte tanto quanto Kyurem. 644, andiamo a mettere al suo posto anche Zekrom, che è talmente grande che ovviamente non ci sta nemmeno nello spazio dove c'è lo sprite. Allora, 644, quindi 36, 42, 3, 4. Ok, qui in mezzo quindi ci sono Reshiram e Zekrom, perché ovviamente stanno vicini loro due. Bene, dai, bene, bene, bene. Abbiamo preso quindi anche questi due leggendari. Zekrom, che c'era rimasto indietro fin dall'inizio di questa regione, della quinta generazione, l'abbiamo preso. Quindi abbiamo completato anche quella parte in cui eravamo rimasti un pochettino indietro. A questo punto, ragazzi, per non far finire qui il video, che è davvero durato poco, altrimenti, iniziamo ad andare avanti lungo il percorso 8. Battiamo qualche allenatore, cerchiamo qualche Pokémon selvatico. Non penso che faremo niente di importante, però iniziamo a portarci avanti. Allora, a questo punto mettendo avanti Unfezant, anzi Divanny che è più versatile, e cerchiamo di usare il più possibile sia Oshawott che Unfezant. Salve, sono l'allenatrice tu? Sì. Sfidiamo questa allenatrice, questa profumina. Che manda in campo all'Omomola. Ok, abbiamo fatto bene a mettere davanti Divanny. Perché mo si prende una bella Leaf Blade in faccia e sta zitto. Cacchio, riesce a sopravvivere.
Infame. Andiamo di Felstinger, anche se questo è l'unico Pokémon che ha, quindi non beneficeremo dell'aumento di attacco. Abbiamo battuto anche la piccola Lumi qui. Allora, first rule of battle, go! Ma chi può? C'è un ranger che ci ha visto da qualche parte, ma evidentemente ha buggato e non abbiamo visto chi è. Pensavo si fosse attivato un evento, infatti non capivo. Andiamo di lacerazione su Kubuchu. Poi Palpitoad, lasciamo Rivanni assolutamente contro Palpitoad. E andiamo di Leafblade. Caflagello non dovrebbe toglierci niente perché è full vita. Tra l'altro Palpitoad ha attaccato prima di Rivanni. Quanto è veloce quel Pokémon? E Maractus. Contro Maractus invece mandiamo il buon Unfezant. E andiamo di Air Assalto. Bella lì. Not bad. Not bad davvero. Qui avevo un altro allenatore. Sfidiamolo. Gentleman Ricard. Con Purloan. Bellino Purloan. Non abbiamo ancora trovato l'Hypard selvatico. Andiamo di Leafblade. E facciamo secco questo suo gattino. Poi tu? Ah, tu sei quello che ho sfidato, ok. Solo che eri buggato e non sei venuto a camminare verso di me. Parte la sfida di Tamer Rizzo. Rimane campo Jellicent. Molto carino con quei baffoni. Andiamo dei Leafblade. Anche Jellicent ci manca tecnicamente. Altro Jellicent, qual è l'altra forma? Ecco lei con questa forma qui molto più femminile, giustamente. Crap! Prendiamoci questo full restore. Continuiamo a seminare terrore e panico in questo percorso. Poison Barb, assolutamente. Prendila la Poison Barb. E se mai che ti serva. Affrontiamo anche questa giovane allenatrice, questa profumina. Medita, attenzione! E andiamo di Leafblade. Livello 42 per Livanni. Ducklet, contro Ducklet direi di cambiare e mandare invece Unfezant per fargli prendere un po' di esperienza. E andiamo di Air Salto. Ah, Godo che ha fallito Air Slash. I Pokémon di tipo volante in questa generazione, in questa Unima, mi usano su contro solo Air Slash. È assurdo. Solo Air Slash in continuazione. Cioè, se ci pensate, Zubat, Wubat, tutti gli Unfezant, tutti la famiglia degli Unfezant, Sigilyph, tutti usano Air Slash. Andiamo di Leafblade contro Basculin. Poi altro Basculin, va bene. Leafblade. Perfetto, abbiamo battuto anche Bruce. Bruce Banner, attenzione. Qui troviamo una Ultra Ball. E non si può andare da quel pescatore, scusatemi. Eh no. Quel pescatore rimarrà lì per sempre imprigionato. Vita naturale durante, è impossibile arrivare da lui. Morirà lì dentro, morirà di fame. È come Castaway on the Moon. C'è il tizio che è sperduto su un'isola, ma che tecnicamente tutti potrebbero vedere. Solo che non ci fa caso nessuno. È in mezzo al fiume in città. Bellissimo film comunque Castaway on the Moon, se volete vederlo. Molto molto carino. Qui anche abbiamo degli strumenti magari nascosti sui fiori, che solitamente li buttano. E intanto abbiamo un nuovo Pokémon, Ferroseed, da prendere assolutamente così da completare l'evoluzione, anzi la linea evolutiva di Ferroseed appunto, perché abbiamo già Ferrothorn. Quindi prendiamocelo assolutamente, Ferroseed. Niente male.
Poi prendiamoci questo strumento. No, prima c'è un altro Pokémon che ci rompe le balle ed è. Ah, Dynamo, va bene, rompimi le balle quanto vuoi finché mi manchi, io ti catturo. Andiamo a catturare l'anguilletta elettrica. Tra l'altro, carino, molto carino questo Pokémon, Dynamo. Anche l'idea di fare un Pokémon da un'anguilla elettrica è molto molto bella. Perfetto, ho preso anche Dynamo. Elefish Pokémon, va bene. Qui abbiamo un altro Full Restore, quindi un'altra ricarica totale. Niente, voglio andare a vedere se su quei fiori c'è uno strumento invisibile e i Pokémon selvatici continuano a rompermi le balle. Basta. E qui non c'è nulla. Cioè, davvero, fai due passi e ti esce un Pokémon selvatico. Cottonit, ti ho già anche la tua evoluzione, quindi sei inutile e ti ammazzo. Exissor, muori. Ecco fatto, crepa. Entrainment? Che mossa è? The user dances to compel the target to mimic it, making the target's ability the same as the user's. Ah, ok, non mi interessa, grazie. Non siamo nel VGC competitivo, ok, qui abbiamo fatto tutto. Devo magari entrare qui? No. Dov'è che si passa? Ah, si passa qui sotto. Ok, diamo un'occhiata qui sotto allora. Zebstrika, altro Pokémon che non abbiamo. Non abbiamo nemmeno Blitzel in realtà, ma Blitzel so per certo che è possibile ottenerlo già prima. Siamo noi che non l'abbiamo trovato. Oh, cattura critica su Zebstrika non è male, eh? Niente male. Tra l'altro, altro bellissimo Pokémon Zebstrika. Cioè, rendere una zebra un cavallo elettrico è bellissimo. Con questa appunto texture di saette bianche e nere, molto bella. Tra l'altro è il Pokémon preferito dagli Juventini questo. Andiamo a sfidare questa tipa. Ma c'è Ferroseed che rompe le palle, quindi non possiamo passare. Ma non puoi scavalcarlo, è un Ferroseed, è un seme, non puoi passargli sopra. No. Sfidiamo questa Pokémon Ranger che ha un Cincino. Eccola l'evoluzione di Mincino. Non l'avevamo ancora vista in questo Let's Play, giusto? Andiamo di Leaf Blade. Mi abbassa un casino l'attacco. Ok. Cioè, con l'attacco meno 2 gli ho fatto quel danno lì. Forse l'avrei pure shottato allora. Senza l'attacco meno 2. Yes, yes! E questa si eccita mentre gli distrugge Pokémon. Qui troviamo Max Elixir. Allora, possiamo passare da questa parte, vediamo un po'. Percorso 9, tecnicamente possiamo andarci, ma stiamo andando un po' troppo avanti in questo momento, quindi parliamo a questo tipo. Vorresti andare da qualche parte? Sì. Vediamo dove ci porta a Virbank City. Ok ragazzi, torniamo un attimo indietro. Direi che però a questo punto possiamo tornare alla nostra Mistralopoli qui, così con volo, perché questa era una parte più che altro per allungare un pochettino la parte, dato che era durata molto poco, tra la palestra che l'abbiamo fatta. Così, al primo tentativo, one shottando tutti come ai bei vecchi tempi. E leggendari che ci abbiamo messo poco a catturarli, mi dispiaceva fare una parte così corta di praticamente poco più di 15 minuti. Così facendo siamo arrivati ai circa 30 canonici. E andiamo quindi a dare un'occhiata ai nostri nuovi Pokémon nuovi catturati, 597. Andiamo a metterlo ovviamente vicino alla sua evoluzione. E così facendo appunto abbiamo anche evitato che l'inizio della prossima parte sia appesantito da questa serie di allenatori che vanno semplicemente battuti. Dynamo 602. Andiamo a metterlo nel posto giusto. Eccolo qui. Ed infine Zebstrika. 523 o Zebstrika. Penso Zebstrika sia meglio. 523, quindi 16, 22, 23. Eccoci qui. Qui ci andrà Unfezant, qui Blitzel, qui Swoobat, iniziamo ad avere qui con Keldur. Inizia davvero ad essere quasi completo, oddio, quasi completo. Una buona metà però ce l'abbiamo, eh. Anche leggendari comunque. Cioè ci mancano i tre moschettieri lì dell'Apocalisse e Reshiram comunque. Poi beh, qualche misterioso che ci sarà tipo Victini, Caldeo, quelle cose lì. Ma per il resto dovremmo aver fatto tutto. Quindi, tiriamoci un bel save. Abbiamo preso la quinta medaglia della regione di Unima, battendo Silvestro. Abbiamo catturato Zekrom, abbiamo catturato Kyurem e
e ci siamo un po' alleggeriti il percorso per la prossima parte battendo quegli allenatori proprio sopra Mistralopoli. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte appunto di Silvestro come capopalestra, se anche per voi è stato una cavolata oppure se avete faticato un po' di più, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosfera è tutto, al prossimo video!